Sembrava un normale pomeriggio quando eccomi tornato, sono Pippi. E ragazzi, oggi faremo uno scherzo bellissimo a mamma e Giada. Oh sì, gli nasconderò tutti questi ingredienti in casa e loro li dovranno provare per vincere il pacco della giochi preziosi, altrimenti niente. A casa, cosa sarà successo? Giada, ciao! Come mai stiamo riprendendo questo momento? Perché è arrivato un pacco della giochi preziosi. È arrivato un pacco della giochi preziosi che ci aspetta in casa, quindi entriamo. Pronti, entriamo e cosa vuol dire? Guarda, c'è il pacco vuoto. Quando pensavo a te mi sembrava proprio Pippi, infatti ho visto già la scatola vuota. Ma santa polenta, ma era intera quando sono uscita, ma che è successo? Leggiamo la lettera. Ok, c'è scritto ben due foglie, non uno, leggiamoli. Ciao Giada e mamma, sono tornata con dei nuovi scherzi per voi. Vi sono mancato? Per niente. Ecco la prova che dovete affrontare, dovete trovare 6 ingredienti per formare 2 slime. Uno completamente nero e l'altro oro. Se riuscirete nell'impresa vi restituirò il vostro pacco giochi preziosi. Pippi, il vostro amico dispettoso. Amico? Ma quale amico? Ma l'altra volta ero carinissimo. L'altra volta ci hai fatto dei regali, adesso invece... Oh, dobbiamo cercare gli ingredienti segreti, Giada. Forza, iniziamo a cercare. Ma non mi dire che ne hai già trovato uno. Ma sei bravissima a cercare gli ingredienti dello slime. E il primo che cos'è? Un colorante. È un colorante giallo. E quello che cos'è? Sono dei glitter oro. Infatti, ecco, abbiamo trovato il secondo ingrediente. Mettiamoli tutti là che poi andiamo a fare gli slime. Quindi ne vuole uno d'oro e uno nero. Ma come mai? Sarà un indizio questi due colori? Guarda, hai visto? Il liquido per lenti! Il liquido per lenti abbiamo trovato! Ok, siamo a 3, ce ne mancano ancora 3 però. Brava, proprio lì. Ma pensa a te, una colla gigante ci ha messo qua dentro, quella trasparente. Appoggiala che se no cade. C'è qualcosa? Sì, un bicarbonato. E vai, bicarbonato! Finito? Quindi abbiamo quasi tutto, ci manca un solo ingrediente. Andiamo qua dentro. Brava! Ah!
Sei stata bravissima! Quindi abbiamo trovato tutti e sei gli ingredienti? Sì. Giada, siamo pronti per fare lo slime? Sì. Ok, hai deciso in quale ciotola fare quello nero e in quale fare quello oro? Questo d'oro, questo nero. Diventeranno due slime giganteschi e questa la togliamo di mezzo, che tanto non ci serve più. Ora tocca a te, Giada. Cosa aggiungi? Il colorante. Bene, ok, io direi che è sufficiente. Ancora un po'. Basta! Quanto ne hai messo? Tutti? Tutti! Vai! Scogliamo. Bello che ha questo nero! Sembra di Halloween! Guardate quello oro! Qual è più bello secondo te, quello d'oro o quello no, nero? Questo. Questo che bello, che sembra proprio pipistrelloso. Attivatori. Gli attivatori. Cosa metti per primo? Bicarbonato. Ok, prima un po' di bicarbonato. Sì? Sì, ancora un goccetto. Basta, anche nell'altro. Vai. Basta? Ok. Prima quello dopo. E mescoliamo. Fammi mescolare quello. Amici, adesso mettiamo il liquido. Vai. Quanto se ne mette di liquido? Un pochino e poi se ne aggiunge piano piano, vero? Ok, così. Ok. Perfetto. E si mescola. Sta venendo? Ah, piano piano sì, e quello nero invece? Anche quello nero. Finiti? Facceli vedere uno alla volta. Tocchiamolo per verificare. Guardate ragazzi, si allunga all'infinito questo nero. E quello oro, quello oro? Volevo provarci anch'io. Ok, direi che come slime non sono niente male. Però non ci ha dato un po' un messaggio, Pippi. Non lo so se vuole che gli dimostriamo che sono veri slime o se fanno le bolle. Facciamo prova bolle? Sì, vediamo se mi si attacca. Dai, vediamo. Facciamo prima prova con quello giallo. Forza. E direi che questo qui la prova l'ha passata, eh. Adesso tocca quello nero. Sì. Lo slime è perfetto, ragazzi. Dai, vieni. Vieni, nero, tocca a te. Se passa la prova, aspetta, prendilo tutto. Se passa la prova anche lui, secondo me vinciamo. Una delle bolle più belle della vita proprio. Allora, ma ha vibrato il telefono. È arrivato il messaggio. Fammi vedere. E io so benissimo dove si trova questo luogo. Un po' di foto, ma sono tutte dello stesso luogo. Aprila. Forse lo sa, in camera mia. Vero, questo è proprio il tuo armadio. E guardate qua, LOL surprise. Siamo arrivati in camera di Giada. E lei sa benissimo che era il suo armadio. Lassù. È in altissimo, ma Pippi come ha fatto ad arrivarci? Quindi è alto, Pippi. Andiamo giù ad aprire. Forza! Ragazzi, che emozione! Lo so! Giada! Gira il sacchetto.